Andiamo, va. È arrivato un matto con un GTR. Buongiorno. Andiamo? Cosa? Una GoPro sullo scarico e ci andiamo a fare un giro. 1M, vedi? 1A, 1M. Ah, quindi sempre da quel lato, vai. Sì, ma comunque basta che tocchi le palette e passi in manuale, capito? Ah, ok. Ah, non volevo sentire com'è. Non l'ho mai guidata? Sì. Perché tu mi hai detto che è bello guidare quest'auto anche andando piano. Vediamo se è vero. Già mi piace, infatti. Andiamo a passeggio. Comunque è vero, non sembra così pesante. Quanti chili fa sta macchina? Veramente sembra leggerissima. Di che anno è questa, Luca? 2009, la prima serie. Mi sudano le mani e vado pianissimo, ma perché? Infatti, lo sai che sto guardando dei guantini? Perché non è una, cioè, non è una cavolata, non è abbattuta a me anche. È l'emozione. Sudano le mani. Sì, mi emoziona talmente tanto che mi sudano le mani, ho paura di rovinare il volante. Poi non frena, vero? No, no, frena poco. Il piacere di guida, il piacere che vorrà dire. Ecco, guida sta macchina, poi ne riparliamo. Ah, hai fatto un acquisto clamoroso. Il dispensatore di gioie, ecco come ti chiamerò. Ma tu hai sempre amato le auto giapponesi dall'inizio proprio della tua storia con le vetture, oppure ti è cresciuta questa, guarda, passione verso il nipponico negli anni? Mi è cresciuta negli anni, dopo aver avuto la CRX del Sol, intorno agli anni 2000. E più che altro questa passione me l'hanno fatta venire tutti i ragazzi che girano in questo mondo, nel senso che poi ho trovato, a differenza di altre auto, gruppi, era l'epoca dei forum, c'era cioè Honda Club Italia, era un forum grandissimo, si facevano uscite, pistate, quindi mi ha coinvolto molto, diciamo, l'amore che c'era intorno alle auto giapponesi, che non avevo riscontrato magari. Per esempio, vabbè, io avevo un'auto di merda, lo dico, si può dire? Avevo una MGF. Eri proprio neopatentato. Ero neopatentato e vabbè, la prima è stata la Lancia Y, poi la MGF, perché era fighettina, rossa, cabrio, non ci capivo niente, quindi. Comunque ragazzi, parliamo di 20 anni fa, spada in grande? 20 anni fa. E trazione posteriore, motore centrale dietro alla schiena, insomma, sulla carta poteva sembrare carina, 1840 cavalli, aspirata, insomma, certo. un cesso clamoroso, bruciava la testata, ho fatto più guarnizione di testate che cambi dell'olio, farti capire, e poi sono passato alla del Sol, che è tutto un altro pianeta. Però volevo dire che anche nel mondo MG c'era, qui a sinistra, sì, c'era un forte radunarsi, c'erano dei bei forum e tutto quanto, però non c'era quella passione che poi ho trovato nel mondo delle auto giapponesi. Da lì sono forse partito. Perché più abbordabili o proprio che no? Allora guarda, te lo dico spassionatamente, il cliente che ha la macchina giapponese è completamente differente dal cliente che possiede la macchina europea, è molto più tecnico, fa un determinato tipo di modifiche che puntano soprattutto al migliorare la dinamica del veicolo. Quindi sono proprio due clienti diversi,
e io mi sono innamorato del mondo delle giapponesi e poi ho conosciuto comunque anche il Giappone, ho viaggiato in Giappone, quindi comunque poi è partita la schicchera, come si dice a Roma. Ho visto dei pezzi del video che hai fatto in Giappone, sono rimasto colpito. Sì. Raccontami qualcosa del Giappone, due parole, due highlight, due momenti highlight più importanti del viaggio. Il momento più epico del viaggio è stato quando, camminando in una stradina malfamatissima di un quartiere giapponese, noi eravamo andati lì a cena perché c'era un ottimo ristorante di sushi. Sì. Ho svoltato l'angolo sbagliando strada, mi sono trovato in un parcheggio e c'era in mezzo al parcheggio, parcheggiata da sola, senza niente intorno, la Porsche di RVB, no, di Rowert. No! Quindi considera che io sono andato lì in Giappone durante la fiera del Tokyo Auto Salon e quella macchina, che è Stella Artois si chiama, considera che è presente perfino nei videogiochi della PlayStation. E no, era impossibile avvicinarsi a quella vettura durante la fiera perché era circondata da barriere, quindi non, neanche i fotografi potevano andare vicino. Io l'ho trovata la sera stessa parcheggiata, quindi l'ho toccata e ci sono fatto le selfie vicino. Quello è il momento epico. Ti chiederò la foto da montare nel video. Ti do anche il video proprio di quel momento. Un po' malfamata, però poi giri l'angolo. Questo è il momento più bello. Per te che ami poi perché a te piacciono anche le auto tedesche, se non erro. Sì, vabbè, sono proprio appassionato in particolare di Porsche, quindi okay. Per me il non plus ultra sarebbe possedere una Rowelt, il non plus ultra di auto tedesca in Giappone, Madonna. Modificata da lui. Madonna. Brividi. E poi il secondo momento epico, ovviamente, che poi è durato 10 giorni su 15 che siamo stati in vacanza lì con i miei amici, è stato quando abbiamo preso a noleggio una Skyline R34. Ci siamo andati leggeri. Abbiamo toccato leggero e abbiamo deciso di andare a tutti i raduni underground, notturni, nei garage, nei sotterranei. E come hai fatto a scoprire dove fossero, quali erano queste? Allora, mi ero informato un po' su internet dove ho trovato una guida molto dettagliata in inglese che dava innanzitutto tutti quanti i preparatori. Quindi noi di giorno siamo andati a vedere i vari preparatori in giro per il Giappone, quindi Spoon, Nismo, Top Secret, Reame Mia, tutti questi nomi importantissimi, e di notte invece uscivamo, andavamo a vedere questi raduni che ci sono durante tutta la settimana. E per di più, cosa è successo? Che in uno di questi raduni, in un parcheggio sull'autostrada, abbiamo incontrato dei ragazzi con altre Skyline americani che risiedevano a Tokyo perché lavoravano nell'esercito, quindi con l'esercito americano. E da lì abbiamo fatto amicizia perché i giapponesi sono un po' chiusi, mentre gli americani sono più socievoli. E siamo andati con loro in giro per la città di Tokyo facendo un po' i pazzarelli. Vabbè, il massimo, Italia, America, Giappone, autosportive. Ma ai raduni che aria si respira? Cioè, qual è la differenza principale tra i raduni che facciamo qui in Italia e quelli che hai visto in Giappone? Beh, allora, innanzitutto lì non c'è proprio un vero e proprio raduno, nel senso che sono dei parcheggi. Per esempio questo qui è un parcheggio, è una piazzola di sosta con un piccolo autogrill sulla tangenziale che dà su Tokyo. Quindi innanzitutto come sfondo hai tutti i grattacieli di Tokyo, quindi sembra Need for Speed proprio. E è un continuo via vai di tutti i generi, cioè tu ti metti lì dalle 10 di sera fino alle 2-3 di notte e cominciano ad arrivare Ferrari, Lamborghini, GTR, RX7, Silvia, ma a un certo punto arrivavano delle monoposto, non so manco, forse le Nobel, non so che macchine fossero. Poi a un certo punto sono arrivate 15-20 motociclette Honda degli anni 70-60 dei Bosuzoku. I Bosuzoku sono una crew giapponese che modifica le auto, sia le auto degli anni 60-70 giapponesi, ma anche le moto, con degli alettoni incredibili, cioè 2,5 metri di alettoni, delle marmitte alte 1,5 metri, tipo antenna, fai conto. Quindi questi sono arrivati con queste motociclette, tutte quante sale Honda 450. Cioè, in Giappone sappiamo tutti che c'è un'economia diversa dalla nostra. No, c'è di tutto. E resterai però colpito dalla qualità, nel senso che io in 15 giorni non ho visto una Honda Civic. Ah. Non ho visto una Honda Civic ai raduni. Perché? Non c'erano.
c'erano una qualità superiore, sì, a quello intendi, sì, dire. Ah, c'erano, okay, le RX-7, c'erano le 350Z, c'erano le Silvia, ma non ho visto una Honda Civic. E, storiche? Storiche loro? Storiche, ho visto tantissime i86. Quanto mi piace i86. La cosa che anche ti colpirà è che non hanno tutti un gusto estetico molto positivo. Beh, cioè, in senso, vedi veramente delle borate che andavano più di 10 anni fa in Italia. Cioè, LED a profusione, Mini, LED. Loro ancora vanno in giro con i LED sotto scocca. Sono molto filippino style, cioè, sì, come diciamo, sì, noi, sì, tra virgolette, sì, senza offendere. Senza offendere, però, è un tipo di preparazione. Quindi mischiano molto. Magari il fatto di avere una S15 Spec R, SR20 DET, e poi c'hanno il LED sotto scocca che si accendono con 15.000 lucine. Cioè. A me sinceramente non piace, però sono così. Bello, grazie, bellissima storia, mi mangio un po' le mani che non ti ho conosciuto prima, sarei venuto pure io forse. Quando è che sei stato in Giappone? 2 anni fa ormai, sono passati 2 anni. Era un po' una cosa che sognavi di fare da tempo, suppongo. Beh, quando lavori tutto il giorno su queste auto, senti parlare tutto il giorno del Giappone, dei Kanjo, dei Bosuzoku, noi volevamo anche andare. Hai sentito parlare dei Bosuzoku e poi si sono presentati. Sì, 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 lo conoscevo, certo, sì, sapevo che cos'era. Conoscevo lo stile perché ho visto decine di video, ma mai mi sarei aspettato di vederli dal vivo. Certo. E Madonna, ma è una cosa bellissima questa. Più motociclisti o più? No, erano tutte auto, sono arrivati un gruppetto di 10-15 motociclisti che hanno fatto, si sono messi in mezzo al parcheggio in folle a sgasare. Ok. E se ne sono andati. Così, inquinamento acustico. Ma pure... lì è così, in senso polizia, che arriva. Cosa, niente, arrivato... niente. Io non ho incontrato mai una pattuglia della polizia per strada mentre guidavamo e noi abbiamo guidato giorno e notte. Niente, non c'era mai una pattuglia. Allora, è una città, Tokyo, no? Sì, Tokyo. Città pericolosa? No, assolutamente. Tranquilla? Troppo tranquilla. Molto chiusi, mi dicevi. Molto chiusi. Loro sono molto chiusi e non sanno assolutamente l'inglese. Zero. Quindi noi siamo andati a trovare questi preparatori internazionali. Sono entrato nel... concessionario più grande, credo, al mondo di Supra. Questo vende soltanto Supra, ce ne saranno state 40 Supra, quella la vera Supra, quella vecchia, insomma. E non parlavano un H di inglese. Cioè, come hai fatto a comunicare? A gesti. Gli ho dato il mio biglietto da visita, ha fatto 25 inchini, io ne ho fatti 26. Luca Spadano, importa auto dal Giappone. Sì, chissà se l'ha capito, boh, non lo so. Sono rimasto col dubbio. Bene, bella storia.